Buona giornata e benvenuti sul nostro canale YouTube. Oggi non ci dedichiamo ad uno smartphone, ma vi presentiamo la nuova DJI Osmo Action 3. Benvenuti dunque sul canale YouTube di Mr. Gadget. Prima di cominciare, una raccomandazione. No, è qualcosa di più, è un consiglio da amico. Beh, la raccomandazione è quella di iscriversi al canale di MrGadget.tech, attivare la campanella e poi citofonare al vostro vicino, chiamare vostra zia e mandare un messaggio WhatsApp a vostro cugino per chiedere di fare lo stesso. Beh, insomma, anche meno. Allora, DJI Action 3 o Osmo Action 3, un primo dato estetico. DJI ha scelto di tornare indietro rispetto alla curiosa forma cubica quasi della Action 2 con il suo sistema modulare. Action 3 è molto più vicina nelle forme, nel design ad una action cam tradizionale, ma con alcune caratteristiche peculiari che sono molto interessanti. Adesso andremo a vedere da vicino. Beh, in primo luogo c'è sempre il fatto che la lente frontale si può svitare e sostituire. Questo serve ad esempio se avete maltrattato la vostra action cam o magari se volete applicare qualche filtro particolare. Online ne trovate davvero tantissimi. Solo però un dettaglio: fate attenzione quando riavvitate questa vite, perché l'isolamento dall'acqua passa anche da lì, quindi bisogna essere molto molto attenti. E poi c'è il tema dei display. Sono due, ma con un vantaggio rispetto a molti prodotti concorrenti, ovvero che anche il display frontale è touchscreen e quindi vi permette di controllare completamente la vostra action cam senza la necessità di girarla. In alcuni casi potrebbe essere particolarmente utile. Abbiamo già accennato al fatto che possa resistere anche all'immersione in acqua senza alcun tipo di problema e senza bisogno di applicare una custodia esterna. Questo è sicuramente un vantaggio molto interessante. Altro dettaglio che riguarda la Action 3 di DJI: esiste una versione per creators che nella confezione ha anche una curiosa custodia con tre batterie. Questo permette di avere una maggiore autonomia per i propri filmati, perché insomma lo sapete, no? Il tema dell'action cam è quello proprio della durata della batteria. Dipende molto dalla definizione con cui voi utilizzate la action cam. Noi ad esempio in questo momento stiamo girando in 4K con 25 frame al secondo, ma il nostro, diciamo, risultato finale sarà in Full HD. Volendo potete utilizzare Action 3 in 4K 16:9 oppure 4:3 fino a 120 frame al secondo. Scendendo invece alla definizione Full HD potete arrivare fino a 240 frame al secondo. La definizione più elevata che si possa raggiungere è quella di 4K, con la possibilità di fare una ripresa che può essere, diciamo, con un'ampiezza normale oppure con l'effetto del grandangolo, che ha però qualche distorsione nella parte laterale della ripresa. Tutto sommato questo non va considerato un difetto, perché è un aspetto che esteticamente a molti creators piace tanto, soprattutto quando si fanno riprese di sport estremi o di attività outdoor. Beh, il modo migliore per vedere una action cam in azione è controllare come si comporta, no? Perché la nuova Action 3 ha una versione ancora migliorata dell'effetto Rocksteady, quello cioè della stabilizzazione, che in effetti offre un ottimo risultato. Io dico spesso: non bisogna aspettarsi miracoli, e poi soprattutto il tema delle riprese della action cam è che sono più legate all'emozione di ciò che viene ripreso che non alla perfezione estetica con cui tutto questo viene catturato. Però bisogna dire che l'effetto è molto carino. Io adoro una modalità di utilizzo di Action 3 che è la modalità Hyperlapse, che permette di fare dei video in movimento accelerati veramente straordinari. Quello che state vedendo ad esempio è un video catturato mentre stavo guidando un monopattino, ma questa modalità è molto carina da utilizzare anche quando la si usa a piedi. La ripresa Hyperlapse è in assoluto
soprattutto la mia preferita con DJI Osmo Action 3. Questo invece è un esempio di come la DJI Action 3 possa essere utilizzata anche per le riprese frontali. In questo caso sto proprio impugnando la Action Cam senza nemmeno utilizzare un selfie stick. Ovviamente lo schermino frontale è utilissimo per verificare tutto quello che si sta riprendendo. Un dettaglio che è relativo alle riprese. È possibile governare anche il tipo di utilizzo del microfono. Noi in questo momento stiamo usando un microfono esterno collegato attraverso la porta USB-C, è un prodotto di Rode che con un cavetto da USB-C a USB-C si collega senza problemi, viene riconosciuto immediatamente e permette quindi di avere anche delle riprese con un microfono che riprenda da lontano. Il microfono interno può essere invece gestito in modo da avere una ripresa bidirezionale oppure solo frontale e può anche essere utilizzato con un sistema di riduzione del rumore che è efficace, ma non dovete aspettare miracoli. Io questo lo sottolineo spesso, non perché il sistema non funzioni, ma perché ci sono dei limiti della fisica che quando si va a 120 all'ora in moto con il vento contrario, insomma, la soppressione del rumore arriva fino a un certo punto. Non può fare dei miracoli, ma è comunque discretamente efficiente. Ci sono diversi aspetti molto interessanti da tenere in considerazione di DJI Osmo Action 3, in particolare il fatto di sfruttare ancora il sistema di aggancio magnetico che DJI aveva introdotto con la Action 2. L'unica possibilità, l'unica situazione in cui potrebbe esserci qualche difficoltà è quando c'è molta sabbia. In questo caso però basta pulire le superfici per rendere l'aggancio di nuovo molto efficace e molto utile, ma soprattutto molto comodo perché permette di passare da un supporto all'altro veramente con un click alla velocità della luce. Non solo, perché grazie a questo aggancio magnetico c'è anche una sorta di custodia, di gabbia esterna che permette di fare riprese in verticale. Sistema molto semplice perché basta ruotare la Action Cam e automaticamente, grazie ad un giroscopio, viene cambiato anche proprio l'orientamento di ripresa e questo permette di creare dei contenuti che sono pronti per la condivisione sui social network. A proposito di questo, bisogna sempre riconoscere la bontà dell'applicazione di DJI, che si chiama DJI Mimo Maimo, pronunciatelo un po' come volete. L'applicazione di DJI permette di controllare le riprese in tempo reale anche a distanza oppure di scaricare ciò che è stato ripreso per fare dei montaggi molto veloci con delle sequenze molto gradevoli che sono proprio perfette per la condivisione sui social network. Buone anche le foto, discreta la resa quando si tratta di riprendere con molto buio, mentre eccellente la capacità di riprendere quando si passa da un ambiente chiaro ad un ambiente scuro o viceversa, cioè l'adattamento al cambio di luce è comunque molto veloce. Abbiamo accennato alla stabilizzazione di DJI Osmo Action 3 che è molto buona, dal nostro punto di vista superiore rispetto a quella di GoPro. E poi c'è un altro effetto straordinario che è quello del horizon balancing. Anche questo funziona molto bene e si spinge fino ad inclinazioni che sono al di là dell'immaginabile, o meglio, erano al di là dell'immaginabile fino a qualche tempo fa. Vuol dire che piegandovi, ad esempio, se fate una ripresa in moto o quando magari state utilizzando lo snowboard, la ripresa rimarrà comunque parallela all'orizzonte anche quando la vostra inclinazione arriva ad un'angolazione molto forte. Questo ovviamente rappresenta un vantaggio notevole per chi usa questa Action Cam per le riprese sportive o magari per riprese motoristiche. Cos'altro possiamo dirvi? Beh, molti di voi ci hanno chiesto la comparazione diretta con GoPro Hero 11. Questo è un dettaglio in cui ci sentiamo di dire che forse GoPro ha delle immagini che sono leggermente più definite, più cristalline,
ma non c'è paragone per quanto riguarda la stabilizzazione, in cui Action 3 di DJI vince a mani basse. Se poi teniamo conto della differenza di prezzo tra i due dispositivi, bisogna dire che DJI Osmo Action 3 è probabilmente in questo momento il miglior acquisto che si possa fare per il rapporto qualità-prezzo, senza entrare nella singola, senza spaccare il cappello, diciamo, alle prestazioni. Per la stragrande maggioranza degli utenti questo è veramente un acquisto assolutamente superlativo. Come sempre siamo a vostra disposizione, potremmo dirvi un milione di cose, ma ci sarebbe sempre la milionesima e uno che ci siamo dimenticati o che magari non abbiamo trattato perché non ci abbiamo pensato, non è nelle nostre abitudini d'uso. Per qualunque cosa siamo ovviamente a vostra disposizione, mettete un commento qui sotto e siamo pronti a rispondervi nel giro di pochissimi minuti. Grazie per averci seguito, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale YouTube, ci ritroviamo prestissimo su MrGadget.tech. Ciao a tutti! Però si è capito che ci è piaciuta, no?